Eccoci qui, allora siamo pronti non per una puntata di Metropolis, ahimè caro Luca, ma siamo pronti per, molto meglio, un videoforum. C'è qui Matteo Renzi, che è il primo ospite di questo videoforum, insieme, eccolo qui, insieme a Carmelo Lopapa, che è il capo assoluto e incontestabile del Politico di Repubblica. È il primo appuntamento, poi ci sarà più tardi, come vuole la regola, Calenda. Sì, io non pensavo insieme. No, non sono insieme, scusate. Dai, su, fare il cretino. E poi ci sarà Conte, Schlein, ci sarà Fratoianni, Bonelli e Fratoianni. Abbiamo invitato anche Salvini e Meloni, sì, ma non mi sembrano tanto. Non sono molto, non hanno proprio risposto? No, cortesemente declinato. Cortesemente declinato. Benissimo. Ovviamente le domande sono le domande, anche le domande, soprattutto le domande dal pubblico di Repubblica, dai lettori di Repubblica, dai telespettatori di Metropolis. Io direi, per mettere direttamente a suo agio Matteo Renzi, che peraltro di europee se ne intende, perché nel 2014 aveva fatto il 40%. 40,8. Follie. No, follie, cioè accidenti, bravo. Però, solo Fanfani nella storia degli ultimi 60 anni ha fatto più di noi, però Fanfani era Fanfani. Allora Renzi, abbiamo mezz'ora, quindi le chiedo di essere molto, come dire, tagliato nelle sue risposte. Innanzitutto, prima domanda per metterla a suo agio, Matteo De Capitani da Treviglio Bergamo mi dice: ma dove trova la forza Renzi, il coraggio o addirittura la faccia tosta di restare in politica? Ce ne sono un po' così, se vuole gliele metto insieme, c'è Angela Viscosi, ma perché siamo ancora costretti ad averla in politica? Pochissimi la votano ancora, come mai? Dice Gianni Cutruzzola. Dai, togliamo questa cosa. Però Gianni dice che è molto bravo Renzi. Però Gianni dice che è molto bravo, è vero, hai ragione. Gianni, cominciamo. Molto semplice, perché mi votano. È successo che dopo che ho perso il referendum io mi sono candidato, sono lasciato tutto, mi sono dimesso da Presidente del Consiglio, da Segretario del PD, sono stato rieletto. Mi fa morire da ridere che nel giudizio su di me non c'è mai un giudizio sui risultati. Gli ordini civili funzionano o no? Gli 80 euro funzionano o no? L'industria 4.0 funziona o no? Il Jobs Act funziona o no? L'articolo si può discutere naturalmente. Sì. Beh, ma sì. No. Su Jobs Act ha voglia quanto discutiamo. Bene. I dati Istat, www.istat.it, dicono 1.200.000 posti di lavoro in più. Ma possiamo parlare della fatturazione elettronica, della dichiarazione precompilata, possiamo parlare della legge sulla cultura, della 18, parlate di quello che volete. C'è sempre un attacco alla persona, dicendo: ma tu dovevi lasciare la politica. Io penso che le elezioni dell'8 e 9 giugno sono elezioni in cui vedremo quanti voti prendiamo e soprattutto vedremo se quel sogno degli Stati Uniti d'Europa, che non è discutere della bottiglietta con il tappo, che va sul naso, ma è discutere del futuro dell'Europa, porteranno tante persone a votare. Glielo possiamo anche far vedere, se mi fate contento vedere Luca, lei, se lo fa vedere, la questione la inquadra bene Luca Piras, che insomma fa vedere la bottiglietta col tappo, adesso la facciamo vedere. Allora, per me l'Europa è un grande sogno, è il sogno di Altiero Spinelli, di Alcide De Gasperi, di Luigi Einaudi, di Winston Churchill, di Filippo Turati, Giacomo Matteotti, Vittorio Hugo. Giacomo Matteotti, i 100 anni il 10 di giugno dalla morte. E il 30 maggio dal discorso, tra l'altro Alessandro Preziosi è stato straordinario. Straordinario. Ha recitato il discorso del 30 maggio del 24. Ha fatto un discorso di una bellezza molto pazzesco, bello, però bravissimo. Tutta gente che parlava di Stati Uniti d'Europa. Allora, su questi temi sono pronto a confrontarmi. Se qualcuno vuole parlarmi del 2016 o di come mai dopo il 2016 il referendum mi sono dimesso, perso. Volentieri, io sto un pochino più sul futuro che sul passato. Comunque lui si è dimesso, bisogna dire la verità. Poi certo, lo farà quando anche Matteo la De Capitani dice: ma dove trova la forza, il coraggio, come lo farà anche la Meloni? Ma certo, se perde va via anche lei. Se perde il referendum sul premierato, Meloni può dire quello che vuole, ma dopo se ne deve andare. Siccome voglio dire un'unica cosa su questo, perché mi sembra importante, tutto è diventato sondaggio. Vedi anche chi ci scrive, non è che guarda i voti, guarda i sondaggi e l'opinione che viene data. Vabbè, questo il punto, la sua storia fino politica. A che i giornalisti guardano i sondaggi, posso dire, è corretto, fate il vostro lavoro. Anche i politici guardano i sondaggi. Questo è il punto. Quando il politico trasforma le elezioni in un sondaggio, questa è la fine della politica. Un sondaggio su se stesso, lei dice Meloni sta facendo questo. È quando tu metti all'Europa, facciamo un esempio sulle europee, così lo diciamo a proposito al signor Matteo di Treviglio Bergamo sul tema della credibilità. Matteo De Capitani. Amici cari, ma come si può pensare che ci siano delle elezioni europee e ci sia chi si candida per le elezioni europee dicendo da subito: se eletto non ci vado. Questa è la buffonaggine della politica. Allora, non questa è la cosa nomi. Che ha detto Prodi, dai, Calenda, questa è la cosa Schlein, che ha detto Prodi, Tajani, anche su Schlein. Meloni si candidano, ma se
eletti non andranno al Parlamento candidato europeo. Sì, ma per ultimo nelle liste. Cioè, ma chi dice perché non si vuole andare poi in Europa? Vedremo se prendo i voti o no, però decidetevi, perché quello mi dice non c'è un voto, quello mi dice ne prendo troppi. Io mi sarei messo per primo, però, no? Cioè, guardi, questo disturbo egocentrico della personalità, per cui la gente scrive il nome sulla scheda, bellissima anche questa, questi mettono i nomi, a parte Forza Italia che esagera, Tajani ha messo Berlusconi, gli altri hanno messo Meloni, poi chi l'ha messo? La Schlein non ce l'ha fatta, Salvini ha messo Salvini, Azione e ha messo Calenda, hanno messo tutti, come se arrivi in Europa, chi di voi c'è stato, la gente dice... Che contributo può dare nel progetto europeo Salvini? No, sono gli Stati Uniti d'Europa. Ecco, questo disturbo un po' tardo adolescenziale. Abbiamo già fatto 6 minuti, a me sembra passata un'eternità. Vai, Carmelo. Si sta divertendo. Sì, Carmelo. Noi oggi apriamo il giornale con la notizia del... un'apparente notizia o non notizia, lo spettro del non voto. Potrebbero essere elezioni storiche quelle di domenica, perché forse potrebbe essere superata la soglia monstro del 51% di astensionismo, la metà o addirittura più della metà degli italiani non vanno al voto. Sarà colpa di questo governo, sarà più colpa in generale della politica e dei politici, sarà anche colpa sua, Presidente Renzi, magari anche il passaggio frequente da un partito a un altro, da uno schieramento a un altro. Ora ragazzi, stamattina vi vedo in forma, è colpa mia anche l'astensionismo. Non nulla. Allora, detto che sul mostro di Firenze pare che io abbia un alibi perché ancora non ero nato. Non ero nato. Iniziamo a parlare un pochino più di cose serie. L'astensionismo da cosa deriva? Primo punto, se ci sono dei leader che si candidano e non vanno al Parlamento europeo, potete immaginare come si può chiedere ai cittadini di andare a votare per gente che non si farà eleggere? Sì. Secondo punto, queste elezioni a cosa servono? Appunto, dicevo prima, a un sondaggio sulle persone o servono a cambiare l'Europa? Concretamente, ditelo ai vostri elettori che come funzionerà la casa del domani, come funzionerà la sanità del domani, come funzioneranno gli spazi fiscali del patto di stabilità per aumentare gli stipendi o le pensioni, dipende dall'Europa. Tutte queste cose vengono decise in Europa. Noi in Europa facciamo una campagna elettorale dove anche voi, quindi do la responsabilità anche a voi, che cosa fate? Prendete e parlate di un wrestling verbale tra due, Meloni e Schlein, che entrambe sono il prototipo della presa in giro degli italiani. Perché la Meloni dice mi candido ma non vado, la Schlein dice mi candido ma non vado. Allora l'astensionismo da cosa dipende? Io penso che l'astensionismo dipenda dal fatto che dai l'impressione di non occuparti dei problemi. Io dico, Stati Uniti d'Europa significa... elezione diretta del presidente della Commissione europea. Votiamo per von der Leyen o per Draghi. Sì. Superamento del diritto di veto. Io già mi immagino il primo discorso che voglio fare al Parlamento europeo se sarò eletto. Sì. Mi alzo e dico, signor Viktor Orban, tu che sei presidente di turno dell'Unione europea, perché lui sarà presidente di turno nel secondo semestre 24. A lei già si immagina il suo discorso? No, io immagino quello di Orban e mi preoccupa, il mio non mi preoccupa, io sono per dirgli, ma se tu pensi che l'Europa sia sta schifezza qua, perché non rinunci a tutti i soldi che i taxpayers italiani, che i contribuenti italiani ti hanno dato per sistemare l'Ungheria? Allora, il diritto di veto vuol dire, caro Orban, se vuoi stare dentro l'Europa... Ti dà il diritto di veto. Ti dà di assorbire il diritto di veto. Senta, e vale le ma chi manderebbe la presidenza della Commissione europea? Mario Draghi? Tutta la vita. Che chance ci sono? Lo vediamo dopo le elezioni. È chiaro che anche lì l'unica forza politica che sta proponendo questo nome è l'area di Renew. E io sugli Stati Macron e voi. Vediamo, Macron ancora, non voglio mettere in bocca a Macron cose che ancora non sono ufficiali. Chiaro è che noi nel momento in cui... Beh, avete parlato con Macron però, no? Le cose di cui parliamo con Macron non è che poi sono cose che vengono ridette in pubblico, come pure con altri leader. Il punto centrale è se Stati Uniti d'Europa fa un buon risultato, come io credo, nel gruppo parlamentare europeo nel quale io siederò, cercherò di portare quest'idea. Poi, se volete un consiglio alla Meloni, io fossi la Meloni, nominerei Draghi come commissario italiano, a quel punto mette tutti in fuorigioco gli altri. Perché? Perché quando c'hai Draghi come candidato italiano, la partita è chiusa. E non Giorgetti. Ma Giorgetti. O Tajani. Tajani, Fitto, Crosetto, ce ne sono tanti di nomi. Però? Io metterei Draghi tutta la vita. Dopodiché, il punto è un altro. Non so se Tajani verrà a Metropolis speciale elezione, ma possiamo dirlo o non possiamo dirlo che chi vota Forza Italia vota Ursula von der Leyen, cioè colei la quale ha voluto il Green Deal insieme a Franz Timmermans ed è la
continuità dell'Unione Europea. Insomma, io voglio cambiare. E però andava a braccetto mano nella mano con Giorgia Meloni fino a 2 mesi fa. Mi sembra un aggravante per non votarla, ecco, non mi sembra un elemento che allora la voto. Io ho maggior ragione se va a braccetto con la Meloni. Visto ieri la Meloni è stata molto gentile nei miei confronti, è stata carina. Ecco, a proposito di wrestling verbale, un po' di wrestling verbale lo fa Meloni con lei. Dice: io faccio tutto l'opposto di quello che faceva Renzi. Che le ha fatto? Ma io sono d'accordo con lei. Detestate così. No, io non figuriamoci se detesto. Intanto rispetto la Presidente del Consiglio, perché è la nostra Presidente del Consiglio e c'è rispetto istituzionale. E poi le do pure ragione, perché è vero, lei fa il contrario di quello che ho fatto io. Lei nei primi 2 anni, io nei primi 2 anni ho fatto le unioni civili, il terzo settore, il dopo di noi, la legge sull'autismo, la legge sulla spreco alimentare. Lei ha fatto il decreto Ferragni. Io nei primi 2 anni ho fatto il Jobs Act e Industria 4.0. Lei ha abolito il 110. Lei, lo dico così. Ma posso dirlo, lei ha fatto il rave party più che il 110, perché poi il 110 l'ha abolita a mezzo, è incinta ma solo un po'. Lei ha una visione del mondo per cui va a braccetto con la Le Pen, va a braccetto con i polacchi. Io non sono mai andato a braccetto con i polacchi, sono fatto un'operazione dentro il quadro della presidenza Jean-Claude Juncker, sbattendo i pugni sul tavolo per avere 34 miliardi di flessibilità con cui io ho dato gli 80 euro. Lei non ha dato gli 80 euro, lei ha dato uno stipendio a Brunetta, io l'ho dato alle famiglie italiane. Al CNEL, ha ragione, ha ragione la Meloni, io e lei siamo molto diversi. Il reddito di cittadinanza l'ha tolto, l'ha eliminato. Noi avevamo fatto il reddito di inserimento, che era una cosa diversa, però su tutti questi temi, lei ha tolto la 18 app. Il ministro San Gennaro, era l'app quella su cui avevi anche dei soldi per comprarti dei libri, eccetera. Era una cosa che ad esempio i piccoli editori continuano a chiedere, perché se un ragazzo va in libreria e si innamora di una poesia e trova un libro di filosofia del diritto e si emoziona, o va a un concerto, non è più così. Però loro hanno questo ministro che si chiama San Giuliano, ma si crede San Gennaro. Si chiama San Giuliano, ma si crede San Gennaro, che sulla cultura, come dire, è talmente miracoloso che riesce a fare i premi, a dare i giudizi dei premi letterari senza aver letto i libri. E va bene, questo è il vecchio strega. Voi lo difendete perché è un giornalista, però San Giuliano, San Gennaro. Un rapporto personale con Giorgia Meloni, al di là della contrapposizione politica, vi sentite ogni tanto? No, molto meno rispetto al passato. Nei primi giorni del mandato, come avevo proposto a Conte, a Gentiloni e a Draghi, io ho dato la massima disponibilità da ex presidente del Consiglio, perché secondo me un ex premier, quando c'è un nuovo premier, gli dicevo: se hai bisogno di una mano, io ci sono. Quindi è una cosa che a me la disse Berlusconi, la disse Prodi, la disse Monti, giusto così. E all'inizio qualcuno le ha all'inizio risposto, io ci ho parlato di tante questioni, anche di politica internazionale. Trovo che su alcuni temi lei ha cercato di riequilibrare la posizione che aveva espresso. Mi ricordo quando la Meloni diceva: uscirò dall'euro, l'euro che esce dalle tasche degli italiani. Poi il rapporto è molto freddo, perché io su tanti punti sono quello che attacca di più. Cioè, voi mi accusate di essere quello più filo governo, ma quando c'è da attaccare Lollobrigida, che io ritengo il Toninelli del governo Meloni, il cognato di Meloni, intanto fa il ministro da cognato, è una cosa che parla di merito e mette il cognato, almeno state zitto, parla di familismo e metti il cognato, cognati d'Italia. Però al di là di quello, il punto è che quando c'è da attaccare Lollobrigida o Delmastro, cioè i fedelissimi, io sono il primo ad attaccare. Quando Lollobrigida dice che di fronte alla crisi internazionale non serve, come dice gli Stati Uniti d'Europa, l'esercito europeo, la difesa comune, una diplomazia degna di questo nome, no, dice: ci vogliono delle cene organizzate bene. Vabbè, dai, e adesso non è che possiamo stare sulla Croce Rossa. No, non è che Toninelli, Lollobrigida non è la Croce Rossa. Ma se il tema delle cene organizzate bene, mettiamo Cannavacciuolo, segretario generale delle Nazioni Unite, e abbiamo risolto il problema. A proposito, Meloni Renzi, lei ha aumentato le tasse agricole. Io le ho cancellate, tutte robe che dimostrano che, cara Giorgia, hai ragione, sono molto diverso da te. La fermo per un attimo e torno alle domande dei nostri ascoltatori. Vai. Modesto Giannoccaro, che secondo me è un nome di fantasia, non è il nome che i miei genitori mi hanno dato, però è un nome di fantasia. Però fa una domanda fondamentale, cioè dice: ma insomma, Renzi mio, voi volete provare a ricostruire un'ampia coalizione di centrosinistra prima o poi, o volete condannarci, a proposito delle questioni da lei sollevate sul familismo eccetera, a subire questo governo di politici
Modesto, Giannoccaro, modeste improvvisate. Al senatore Renzi, domanda successiva, Massimiano Mutarelli, anche questo forse è un nome, non lo so, d'arte, ma non credo, gentilissimo senatore, ma insomma, in chissà. Europa il gruppo di Renew si allea di nuovo con socialisti e popolari, poi sì, guardate con interesse verso la destra conservatrice, ma da che parte sta lei? Massimiliano, la risposta è molto semplice. Noi siamo all'opposizione del governo Meloni, mi pare di averlo vagamente chiarito, ma non siamo dalla parte dei 5 Stelle, perché io mi vergogno di stare con un movimento politico dei 5 Stelle che voi definite di sinistra e che è quello che ha fatto i decreti Salvini. Quel presidente del Consiglio è lo stesso, non è un omonimo. Però Modesto Giannocca dice sì, così. Ora, però ci condannate. Scusi, la domanda di Massimiliano, risposta secca è: caro Massimiliano, dove sta Renew? Renew non sta con la destra conservatrice, però facciamola finita tutte le volte di chiedere l'analisi del sangue a noi, perché non siamo della sinistra estremista. C'è uno spazio di sinistra riformista, di centro-sinistra riformista, di centro, avete capacità di che allearvi, possono dai, stare insieme o no, cioè, ma io non sono cambiato rispetto al 2014, il punto è che la sinistra è diventata un'altra cosa. Se nel Regno Unito per 10 anni, 17 anni la sinistra ha perso le elezioni, è perché ha mandato a casa Blair. Ora che ha riscoperto Blair, il 4 luglio vince solo il che c'è il governo Meloni. Però, così pragmatismo, ecco, vengo a Modesto. Pragmatismo, aspetta, Modesto pragmatismo sarà un lettore di inserto Repubblica. A un attimino una, inserto per rispondere a Modesto al volo. Modesto sarà un lettore di Repubblica. Invito nella collezione di Repubblica. Perché lo dice così? Beh, no. Che bello che è un lettore di Repubblica. Modesto, che bellissimo che è un lettore di Repubblica. Però, se Repubblica.it è la direttore di Riformista, scusa. Ragazzi, sto facendo un'analisi non difficile. Sì. Se è su Repubblica.it, mi auspico che sia un lettore di Repubblica. Sì. E auspico che sia un abbonato a Repubblica. Magari. Nel andare a riguardare l'archivio del luglio 2022, Modesto trova la motivazione per cui c'è il governo Meloni. Si chiama Enrico Letta, in un'intervista, anzi no, era un colloquio, anzi era un racconto, un retroscena di firmato Stefano Cappellini, trovate Enrico Letta che dice: noi Renzi nella coalizione non lo vogliamo e vinceremo senza Renzi. Le dice colpa della sinistra e non sua. Non è certo colpa di Repubblica, però dico a Modesto, grande abbonato di Repubblica, Modesto, leggi di Repubblica e su Repubblica troverai le ragioni per cui io, se fossi la Meloni, tutti i giorni manderei un mazzo di rose rosse a Letta. Quanto al futuro, è evidente che il governo andrà in crisi, ma andrà in crisi non alle elezioni. Secondo me la Meloni non andrà male e la Schlein non andrà male e Stati Uniti e Europa non andrà male. Il governo andrà in crisi sui soldi, ragazzi, perché questi hanno fatto capire Giorgetti, no? E alla fine o è con la legge di bilancio del 2025, quella che si discute nel 24, o sarà subito dopo. Ma lei ne ha fa, perché continua a fare promesse. Lei è una influencer, tant'è che non parla di Europa, come del resto non parla nessuno a parte Stati Uniti d'Europa. Davvero poche, stiamo parlando di Europa in questa campagna elettorale, però siamo concreti, presidenza di Renzi, 25%, 23%, chi lo sa, vedremo in futuro il Partito Democratico, 5%, 6% Stati Uniti d'Europa. Però non si può escludere il Movimento 5 Stelle. Come si raggiunge la maggioranza parlamentare? Dividiamo gli aspetti perché viene chiesto da Carmelo di essere molto concreto. Primo punto, numero uno. Alle europee si vota col proporzionale. Quindi non c'è... Molto e comunque chiedo i voti, pur essendo l'ultimo, e chiedo di scrivere Renzi, io mi gioco alle elezioni e quindi dico si vota con le europee, votate liberi e votate uno che in Europa si faccia sentire. Punto. Su quello che accadrà dopo c'ha due variabili. La prima è: c'è o non c'è una riforma delle istituzioni? Perché se vai a un sistema di elezione diretta è un film, se non ci vai è un altro film. Spoiler, secondo me non c'è, perché la Meloni si ferma prima, perché gnafa. Però il primo tema è un po' questo. Come Renzi, si ferma con referendum. No, un po' come Renzi. Renzi si è fermato dopo 3 anni e dopo aver fatto 6 letture costituzionali. Per me 6 letture da Casellati non le fa neanche la sera quando legge il giornale. Non ci arriva a 3 anni però, Ne fa anche 5 se vuole, non lo so se ci arriva a 5. Sì. Però... No, a 3 ci arriva, dai. Supera il suo... Va bene, ma ragazzi, giorni. Io vi voglio non bene. Non vorrei però... essere brutale ma, su questo, però... Ma secondo Conte voi... Conte non se l'ha fatta, Meloni sì. Sì, ma queste classifiche appassionano, diciamo, un gruppo di persone che ha qualche problema andare a guardare le classifiche dei presidenti di un genere. Esatto. Io vorrei stare un pochino sulla politica, se fosse possibile. Allora, il tema è, se c'è una legge elettorale che costringe a stare insieme, c'è il proporzionale.
Questa è la questione fondamentale. Questo vuol dire che se si vota... Mancano 10 minuti, ragazzi. Beh, andiamo se si vota per l'Italia e non per l'Europa, con un'altra legge, i 5 Stelle quello... comunque bisogna guardarli, perché sennò al governo siete soltanto voi che non vi accorgete che i 5 Stelle sono la stampella del governo in qualsiasi passaggio. I 5 Stelle sono quelli che hanno fatto gli accordi sulla RAI con il governo. I 5 Stelle sono quelli che sul patto ma ci stanno, sono lì, stanno no, 12 Greco, a 15. La verità è che voi raccontate dei 5 Stelle una narrazione che non corrisponde al vero. Perché è vero o non è vero che sul patto di stabilità i 5 Stelle hanno votato assieme a Meloni e Salvini? Sì, è vero questo. Vi faccio una domanda. Io penso che il principale problema delle elezioni europee sia la sanità. E penso che la Schlein lo abbia capito benissimo, lo ridice oggi, Bravo. Anche Bonaccini lo ha capito. Bonaccini, ma diciamo, rimaniamo sul PD e noi lo diciamo a nostra volta. È mai possibile che nessuno abbia il coraggio di dire che la fonte di finanziamento principale della sanità sarebbe il MES sanitario e il MES sanitario è stato respinto per volontà di Meloni, Salvini e Conte? I giallo-verdi ci sono, che vi piaccia o no, e sono già presenti in mezzo a noi. Allora, quest'idea del Movimento 5 Stelle, che è di sinistra, ve la raccontate per fare una storia che non sta né in cielo né in terra. Però se è di destra, comunque, allora andrà al governo con la destra. Comunque Meloni per 100 anni resta. Io credo che tutte le volte che diciamo che uno resta per 100 anni, vabbè, quindi dite anche per 200. Dopodiché io ho una proposta per la Meloni, molto semplice. Siccome oggi lei fa, non so se è in corso, il Consiglio dei Ministri sulla sanità, perché si è accorta all'improvviso. Stamattina si è alzata, ha visto i sondaggi, ha detto voglio fare una cosa sulle liste d'attesa. Bisogna per la andare sanità. Sulla sanità. Bravo. È 2 anni che non ha fatto nulla, adesso si sveglia su questo. Benissimo. Lei dice che non ha tagliato la spesa sanitaria. Guardi, lei dice che... anche su questo è un tema complicato, perché poi il tema della spesa sanitaria lo devi calcolare sulla base dell'inflazione. Io ho aumentato tutti gli anni il fondo sanitario di 1 miliardo, ma c'avevo deflazione. Lei se lo aumenta di 3 miliardi, ma c'ha un'inflazione che è del più 1,5%, è chiaro che tutto quell'aumento se lo mangia la bolletta energetica degli ospedali. Però vengo a un punto. Ci sono 850 milioni che Giorgia Meloni sta buttando letteralmente via, non dico dove, sul centro migranti in Albania. Lo diciamo, cioè, lei sta prendendo 850 milioni e li sta travasando. Quasi 1 miliardo, diciamo. Dico, non fa nemmeno la differenziata. Prende 850 milioni e li butta via. Lei dice che non funziona quella roba. Ma dove andrà domani, peraltro. Dove andrà domani. Ed è fantastico. Una spianata vuota. Non c'è una spianata vuota, una vergogna nazionale per andare in Albania a mettere 850 milioni per fare uno spot per 1200 persone, quando quelle 1200 persone dovrebbe metterle nei centri per l'impiego a fare prima un centro di formazione. Io sono per legge e ordine, cioè io sono per legge e ordine, nel senso che se un immigrato sbaglia, ma anche se sbaglia un fiorentino, romano, siciliano, sardo, quello che è, chi sbaglia paga. Però abbiamo bisogno di mettere quei ragazzi nei centri di formazione, non in Albania da cui scapperanno per tornare in Italia in modo illegale. Bene, prenda quegli 850 milioni la signora Giorgia Meloni sanità, e li metta sulle liste d'attesa. È semplice, è facile. Ho capito. Perché non lo fa? Domanda al senatore Renzi da Renato Nuovo. La ritengo uno, poi dice che noi siamo maliziosi e cattivi, la ritengo uno dei pochi politici di spessore. Le chiedo se intende fare passi verso la costituzione di un'area progressista e riformista. Attenzione, signor Renato Nuovo, non è detto che il qui presente senatore Renzi sia necessariamente così progressista come lei ritiene, però forse sì, che includa azione... E qui questo è un altro grande problema. Dobbiamo sempre parlare di esclusione. Ma... e marchi una netta censura con questa destra autoritaria. Dai, alla fine questo chiedono. Renzi, ma renditi conto che senza Calenda e senza Conte poi al governo non ragazzi, ci torni. Questo allora, è il federatore. Sono assente. Un federatore per caso. I federatori sono sempre utili. Però dopo 23 mancano minuti e 30 minuti e secondi, e quando mancano 6 minuti e 21 al termine, vorrei far notare che di europee non se ne parla. Perché? Perché si parla solo di questioni nazionali. Rispondo. Ribaltiamo. Ringrazio il signor Renato per dirmi che sono uno dei pochi politici di spessore. Dico anche al signor Renato che non è che sono bravo io, sono quegli altri che sono abbastanza incapaci in questo Parlamento, perché ai tempi della Prima Repubblica io giocavo in panchina. Modesto tempi... Renzi, no, però. Sono gli altri incapaci, non sono io modesto neanche di nome. Il secondo punto però su cui voglio perdere un secondo è noi abbiamo fatto un'operazione politica che si chiama Stati Uniti d'Europa e che grazie a Emma Bonino e alla sua intelligenza si preoccupa di Europa. Poi è evidente che questa cosa crea un'area
centrale molto interessante in prospettiva, specie per me che vengo dalla Margherita. Quello che è fondamentale è che venire a dire a me che io devo marcare le distanze da una destra autoritaria, quando questa destra è stata portata al governo dalla stupidità politica di chi non ha voluto costruire una coalizione, è una contraddizione in termini. E però quella vengo roba sul è finita, tema di azione. Storia, vengo sul tema azione. Di azione. Noi abbiamo fatto il terzo polo. Calenda sarà qui più tardi. 2 milioni e 100.000 persone. Sì. Calenda ha deciso di no, di romperlo con un lancio di agenzia. Tutte le motivazioni che ha dato sono motivazioni che sono state smentite, il voto alla RU, tutte le robe che non stanno nel cielo né in terra. Dopodiché è arrivato un momento in cui c'era la opportunità di stare tutti insieme dentro Stati Uniti d'Europa. Qual è la differenza? Noi abbiamo un simbolo con scritto Stati Uniti d'Europa, un progetto politico. Lui ha un simbolo con scritto Calenda. Io penso che all'Europa serva più gli Stati Uniti d'Europa che Calenda. Ti aggiungo, ma è un dato di fatto. Io se eletto ci vado al Parlamento europeo. Calenda, se eletto, non ci va. Però, allora, questo passaggio rende sulle europee impossibile lavorare insieme. Sulla prospettiva, apprezzo che tutti siate con la testa al 2026. Sì, io sono preoccupato da padre del fatto che qui c'è una guerra mondiale alle porte, una incapacità dell'Europa di essere rilevante sui grandi temi. Sì. L'Europa è il fanalino di coda, la Cina, diciamo, l'America inventa, la Cina copia, l'Europa regola. L'Europa consuma ogni disciplina. Tanto. Sì. Abbiamo un problema in cui se non mettiamo in moto una grande strategia culturale, caro Greco, qui nessuno parla di educazione e di cultura. Quando io c'è un ministro della cultura San Giuliano, San Gennaro, ma quando tu c'hai a Treviso, quando c'hai a Treviso dei professori che dicono io non faccio leggere Dante perché è un'offesa ai miei ragazzi musulmani, io dico no. Io che sono per lo Ius Culture, io dico che se stai in Italia leggi Dante e se non vuoi leggere Dante te ne vai da un'altra parte, perché Dante è un pezzo dell'identità culturale a cui non rinuncio. A fronte di tutti questi temi, il dibattito su come arriveremo al 2027 lo faremo dopo, anche avendo visto i risultati. Dopo. Perché sarà importante anche vedere i risultati, e io dico che saranno risultati lo vediamo per noi, ma insomma lo vediamo tra una settimana. Però lasciatemi dire, quest'idea che io debba marcare le distanze dalla destra. Salvini nel 2019 in mutande al papete l'ho mandato a casa. Dai, lasciamolo Salvini, dai, ormai è quella roba lì. Scusi, la domanda, quando c'è stato da eleggere, visto Borghi che attacca Mattarella, ma quando c'è stato da eleggere Sergio Mattarella nel 2015 e da impedire che nel 2022 Salvini, Meloni, Conte e larga parte del PD chiudessero l'accordo sulla capa dei servizi segreti di Elisabetta Belloni. In piazza sono sceso io che volevano a dire di no. Allora basta con questa storia, perché io lezioni di democrazia guardiamo non le al futuro, prendo da nessuno. Guardiamo al futuro, scusami. 2:30 2:30 Una cosa sul piano proprio personale, allora, conosciamo la personalità di Matteo Renzi, ma non è che andando a Bruxelles, perché davvero andrà a Bruxelles se è eletto. Sì. Non temi di uscire di scena, uscire dai riflettori italiani? Non è che ne soffrirà un po', ma che va a fare magari Matteo Renzi a ma Bruxelles? Magari ma glielo consigliamo un po' tutti qualche anno magari fa. Ragazzi, sono anni che mi dite che non prendo voti, che vengo bocciato, che esco dai riflettori. Poi però quando c'è da mandare a casa Salvini o quando c'è da costruire la maggioranza per mandare a casa Conte e portare Draghi, a quel punto vado bene. Cioè alla fine la verità è che nel racconto amabile di tanti amici, anche qualche non amico giornalista, io sono sempre alla ricerca della visibilità, dell'ansia da prestazione di riflettori. Io vivo benissimo la mia vita, ho quasi 50 anni, sono un uomo felice, però sono preoccupato per l'Europa e quindi mi candido in Europa sbattendomene della mia visibilità, partendo per ultimo e chiedendo i voti sulla preferenza. Vabbè. Perché penso per mia figlia che fa 18 anni sabato che bravo, o mettiamo in moto l'Europa o ragazzi rischiamo anche mio figlio compie 18 anni in questo momento. È importante fare una battaglia culturale. Mi domanda, più bella Roma o più bella Bruxelles? Tutta la vita Roma. Mi rosica lasciare l'ufficio al Senato. Però lei dice è più importante stare a Bruxelles che non stare a Roma. E soprattutto è più importante essere credibili con gli elettori, perché se ti candidi e non ci vai, stai dando, come ha detto Prodi, una ferita alla democrazia. Visto che l'ha detto Prodi e non io, almeno manca lui un minuto, le abboniamo 2 minuti di surplus, secondo me. No, par condicio. Poi gli diamo anche 1.09. Gli diamo poi anche a Calenda. Però 1.08, 1.04. Però la questione è, anche mio figlio ha 18 anni e anch'io sono preoccupato. Il signor Pascon da San Donato di Piave, ultima domanda, le chiedo di essere brevissimo. Qualora diventasse parlamentare europeo, qual è la sua prima proposta di legge? Voi sapete che il Parlamento europeo non ha il potere legislativo, purtroppo, è una delle vergogne. Ma la prima battaglia che voglio fare è quella per riaprire
i criteri del MES, della possibilità di avere 37 miliardi europeo per la sanità. Di sostenibilità. Sì. Noi abbiamo pronto soccorso lei vuole per soldi per la sanità disponibili e non voglio votare soldi contro. Per la sanità, voglio un grande progetto educativo e culturale europeo, sì, dove l'Europa possa, guardi, chiudo su questo, perché la sanità non è soltanto il pronto soccorso. Voi sapete che ci sono delle ricerche sul cancro, sì, che stanno portando, grazie alla tecnica mRNA, sì, ad andare verso il vaccino. Sì. E questo, chi ci ascolta da casa, il vaccino mRNA con l'intelligenza il artificiale. Il vaccino mRNA applicato con l'intelligenza artificiale può portare, nell'arco dei pochi prossimi mesi, ad avere una grande svolta sul cancro. Oh, non è che si sconfigge il cancro. Il cancro, ma però lei dice noi non abbiamo soldi per intervenire. Allora io dico una cosa, noi abbiamo intelligenze, università straordinarie, grandi medici, poli ospedalieri di primaria importanza in Europa e anche in Italia. Ma è mai possibile? Però non abbiamo l'economia di scala per poter fare questa battaglia. L'Europa sì. Allora la mia prima battaglia è quella di fare della sanità europea un punto all'avanguardia che competa con America e Cina. Ma per questo servono gli Stati Uniti d'Europa. Se ci andiamo da soli con i paesi sovranisti e nazionalisti non ci arriviamo, come parte. Abbiamo fatto e io mi candido per l'Europa e non per le piccole beghe di cui abbiamo parlato un po' troppo. Allora, però con Carmelo pensavamo questa mattina, sì, però tanto poi alla fine Renzi si ripete sempre le stesse cose, che lui tanto con 5 Stelle non si vuole andare. No, ma 5 Stelle avete parlato solo voi, io parlo dell'Europa. No, la cosa importante è, volevamo chiederle, volevamo fare una citazione, diciamo secondo me dalemiana, cioè chiederle di dire qualcosa di sinistra, però proprio di sinistra forte, forte. Dare più soldi al ceto medio, per esempio gli 80 euro, dare più diritti a chi non ne ha, per esempio le unioni civili, preoccuparsi degli ultimi, il dopo di noi, il terzo settore, le leggi sul sociale, le leggi sullo spettro autistico, parlare di lavoro e non di sussidi, per esempio Industria 4.0, ragionare perché si paghi di più. E la CGIL che vuole fare, vuole abrogare articolo 18, vuole abrogare. Che si paghi di più le famiglie, ma che si paghi lo meno tasse. Perché l'idea che tassare sia bellissimo, come diceva qualche leader della sinistra, non funziona. Bisogna far pagare le tasse a chi non le ha pagate. Dichiarazione precompilata, fatturazione elettronica. Tutte le cose che io ritengo di sinistra sono quelle che noi abbiamo fatto al governo quando c'era la sinistra con me. Dopodiché, la CGIL dice il Jobs Act è la madre di tutte le battaglie. Abrogazione delle norme che impediscono il reintegro al lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Poi c'è l'abrogazione delle norme che facilitano i licenziamenti illegittimi, poi c'è la liberalizzazione del lavoro a termine e la norma in caso della responsabilità. Firma il referendum? Lo firmo, come dire, per dire che è la più grande presa in giro della storia, perché il Jobs Act ha creato 1.200.000 posti di lavoro, ha dato più diritti. Ditelo a Landini che sono le dimissioni in bianco in questo paese, cioè il fatto che una madre o una ragazza debba firmare prima di restare incinta una lettera dove se rimane incinta poi viene fatta dimettere. Se non ci sono più i vari è perché c'è stato il Jobs Act. Allora la verità è che il Jobs Act chi l'ha fatto? Così finiamo a proposito di sinistra. Coordinatore della segreteria si chiamava Stefano Bonaccini. Responsabile delle politiche del lavoro si chiamava Marianna Madia. Ministro del lavoro, una volta entrati al governo, si chiamava Giuliano Poletti, della Lega Cooperativa. Sì, Lega Cooperativa. Ministro dell'economia si chiamava Piercarlo Padoan. Sì, al governo c'erano Orlando, Franceschini, Pinotti e tanti altri. C'era un vecchio PD che se l'ha un po' rottamato. Può darsi, ma allora io dico, tutti quelli che hanno votato per quella legge quando erano in Parlamento, tutti quelli che hanno difeso quella legge negli attivi in sede di federazione di partito, tutti quelli che hanno sostenuto quella legge perché in Consiglio adesso? Dei Ministri, oggi vogliono votare contro quella legge, lo facciano, è un grande alibi. Perché Carmelo, non è il Jobs Act il problema. Soddisfatto sulla questione di sinistra? Sì. Ma lo diranno i nostri ascoltatori. Ai post e larga sentenza. Ai post e larga sentenza. Come chiudiamo, non lo so. Allora, chiudiamo ricordando TikTok, gli appuntamenti, perché Calenda verrà venerdì 7 alle 15. Allora, diciamo le cose come stanno. Doveva venire oggi, poi non so per quale motivo stato Carlo. Ti aspettiamo. Mercoledì 5 giugno alle 15, Fratoianni e Bonelli.
quelli insieme, perché sono ovviamente co-segretari dell'alleanza, non lo so, vabbè, il Bonelli si metterà qui al mio posto. Giovedì 6 alle 11.30 Elish Line, e sempre giovedì alle 14 Giuseppe Conte, e appunto chiudiamo con Calenda. Si incrociano Schlein e Conte negli studi di Metropolis? Riusciamo a farli incrociare? Se organizziamo un pranzo forse sì, però non so se potevo dire questa cosa. Potete inviare le domande, informazioni di servizio, mi scusi Renzi, a videoforum@repubblica.it, anche su TikTok, anche su tutti i nostri social. Grazie a Laura Pertici, a Giulia Santerini, Cecilia Rossi e Giulio Uccero. E no, grazie. Aspettiamo Tajani. Al senatore Renzi, aspettiamo Tajani. Antonio, il delfino. Antonio, vieni. Questo qua, aspetta te. Vabbè, dai. Chiamiamo Piras in versione. Alla fine della campagna elettorale facciamo l'antidoping. Chiudete. Dai, chiudiamo. Grazie a Renzi. Grazie a Renzi.